Fiona? Cosa vuoi? Cosa Dobbiamo vuoi? registrare, che fai? Davvero? Sì. Ma perché io ho il trucco per dormire, ma ve lo spiego dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi voglio parlarvi di uno strumento di morte che serve per addormentarsi. Che non è la mascherina. No, non è la mascherina, ma è questo! Questo coso qua si chiama Dodo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Prima di parlarvi di Dodo dovete iscrivervi al canale, lasciare il click sulla campanellina, altrimenti Erika vi manda a casa delle persone brutte, brutte, brutte che fanno brutto, brutto, brutto. Volevo dirvi, oggi voglio parlarvi di Dodo, che è uno strumento che è stato creato dal LivLab, Health Outside the Box. Sono francesi, non lo direbbero così, però vabbè, a me piaceva Come lo dirlo. direbbero? Health outside the box. Questo piccolo device mi è comparso un giorno sull'internet, per la precisione sullo stream di Facebook. È venuto fuori una sponsored che diceva: "Se viaggi tanto, abbiamo la soluzione per Tea." Tea, diceva il cosa. "Per Tea, che hai il jet lag inside." E io ho detto: io soffro tantissimo di jet lag." Vabbè. Pensa a quante cose ti piace su Facebook. Ne sa un sacco, caro Cambridge. È stato piacevole perché, nonostante molto spesso le pubblicità sponsorizzate siano un po' così, in realtà questo device ho detto io lo voglio, voglio provarlo. Ho visto che costava 49 euro e ho deciso di comprarlo. L'aneddoto era un po' diverso, Erika. È una bugia, Ho però chiamato continua. una persona, ci ho detto: "Ah, ho visto, è bellissimo." E dall'altra parte: "No, è una cagata, cosa fai? No, che schifo, no, no, non comprarlo." In realtà la persona me l'aveva già comprato per Natale e, pur di dissuadermi dall'acquistarlo, mi ha detto: "Lascia perdere, tutta fuffa, una cialtronata." Vabbè, comunque mi è stato regalato per Natale. Ben 49 euro per questo piccolo dispositivo che è stato creato da questo team francese. Che cosa vi aiuta a fare Dodo? Perché è così che si chiama. Dodo non fa delle magie, in realtà si illumina, proietta una luce sul soffitto, che adesso proverò a farvi vedere, ma non vedrete proprio la vera e propria luce sul soffitto. La luce, una volta proiettata sul soffitto, vi servirà da guida. In poche parole, dovrete respirare allo stesso ritmo della luce, perché la luce si allarga e si restringe, si allarga e si restringe. Quando la luce si allarga, si espande sul soffitto, voi dovrete inspirare, ovviamente gonfiando la pancia, facendo questa roba qua. Anche la faccia va fatta uguale. Così, e poi quando la luce si rimpicciolisce dovete buttare fuori tutto. Non è una magia, vi aiuta, vi rilassa tantissimo, vi aiuta a diminuire i battiti cardiaci e loro dicono regola il ritmo circadiano, che non so che cosa voglia dire, ma io mi fido. Chissà chi è questo circadiano. Quindi come funziona? Basterà un capello. Basterà premerlo una volta e la luce si accenderà. Come vedete, la luce si accende, vedete che diminuisce, poi aumenta, diminuisce, poi aumenta. Questa luce viene proiettata direttamente sul soffitto. Infatti dovete tenerla di fianco al vostro letto. Ma perché mi guardi con quella faccia strana? No, 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 Mi ha guardato tipo così, il tipo ti solito affascino. ammazzo. Non è vero. Affascinata adesso. Quindi posizionatela di fianco al letto e dovete fissare con grande intensità la luce. Fissa la luce, sembra una roba per i pazzi, ma in realtà non lo è. L'altra cosa è che avete due cicli, che sono il ciclo da 8 minuti e il ciclo da 20 minuti. Piano piano i respiri diventano sempre più rarefatti, più radi, quindi all'inizio dovete respirare un po' più veloce e poi piano piano, piano piano, piano piano vengono diminuiti sempre di più. Diga. Volevo dire che si passa da 11 respiri a 6 respiri. I numeri sono importanti. Riassumendo, si parla. Riassumendo, ma ogni quanto? Minuto. Ah. Riassumendo, quindi si passa da 11 respiri al minuto per arrivare fino a 6 respiri al minuto. E in poche parole, morite e non ve ne accorgete Non è neanche. vero. Adesso la domanda vera e propria è: funziona oppure no?
Allora, ripeto, non è una magia, dovete essere molto costanti o perlomeno se soffrite di insonnia cercate di utilizzarlo tutte le sere. Se invece come me soffrite tantissimo il jet lag, perché io l'insonnia zero, cioè è successo tante volte nei vari viaggi che io dormissi tipo con qualche princess e facevo no, volevo raccontarti una storia. E succede, vero Erika? Succede proprio così, quindi io e l'insonnia non siamo amici. Però con il jet lag devo dire che mi ha aiutato. Quando sono tornata da Las Vegas mi addormentavo tutte le sere alle 4 e mi svegliavo tutte le mattine alle 10 perché proprio non ce la facevo. In realtà mi sono sforzata di utilizzarlo. Ecco, uno si aspetterebbe, lo voglio subito il risultato. No, dovete respirare esattamente come dice lui. Piano piano vi sentirete tantissimissimo rilassati fino a raggiungere, diciamo, il sonno. Può funzionare per alcuni, può non funzionare per altri. Vi insegna a respirare, vi insegna a... cioè potreste farlo questo esercizio anche senza di lui. Ecco, detto questo, però è una guida assolutamente utile e anche secondo me molto carino, sia come un regalo per, non so, qualcuno che vi sta simpatico, oppure come un regalo per voi stessi. Detto questo, tu hai capito tutto, Erika, di quello che ho spiegato? Chiarissimo. Chiarissimo, come sempre, va bene. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate tanti commenti. Io vado a dormire. Di delle cose, Erika, tu perché io so. Pensavo fosse finito. Va bene, mentre Fiona dorme, mettete dei like, vi iscrivetevi al canale, lasciate dei commenti, condividete il video. E finisci in fretta. Se avete delle domande, Fiona è pronta. Quando si sveglia, vi risponde. Ciao, oddio.